E salve a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video dal vostro Alex Flies. Ebbene cari amici, eccoci ancora una volta tornati con le lotte wifi nella 13ª parte. Ed ancora una volta siamo con il team di Mega Dianzi. Ad opporsi a quest'ultimo però oggi c'è Vini, che è un mio iscritto che se non sbaglio ho già affrontato, che ci porta un team sui cui Pokémon non c'è molto da soffermarsi perché bene o male li conosciamo. Da apprezzare inoltre il fatto che lui non porta tutti overused ma anche qualche underused come Hydreigon e Mega Beedrill. Detto questo ragazzi, non ci soffermiamo troppo sulla preview e spariamoci subito questa Wi-Fi Battle di oggi. Ed ecco così che si aprono subito le danze con il suo Hydreigon contro il mio Smeargle. E come vedete insomma i lead sono abbastanza auspicabili. Contro Hydreigon sinceramente non ho molta paura perché ho un bel Sash a proteggermi. Quindi vado subito di Vuoto Tetro per addormentare l'avversario e per poi mettere le Hazard. Ma puntualmente misto il colpo e quindi già la mia strategia iniziale sta andando a farsi fottere. Benissimo, iniziamo alla grande. Comunque siccome non volevo far morire malamente subito il mio Smeargle, metto in campo Silvio che si prende Nero Pulsar, che come vedete non prende danni dall'avversario, e lui per proteggersi da una gran voce mette in campo Hydreigon. Ma predicto questa mossa, ma sfortunatamente lui aveva il palloncino, quindi una bella predict gettata completamente a vuoto. Comunque sì, adesso contro Hydreigon ne approfitto per mettere Keldeo perché poteva fare praticamente danni a chiunque, quindi vado di Spada Mistica e lui siccome aveva paura di cambiare Pokémon e predictare la mossa lascia in campo Hydreigon, che però non può reggere assolutamente questa spada mistica di un Keldeo Modest Specs. Quindi ecco che entra in campo adesso a Conkeldurr, che spera insomma di fermare in qualche modo questo cavolo di pony impazzito che gli spara una bella spada mistica in faccia anche a lui, che gli fa più dei metà vita, mentre lui reagisce usando privazione per togliere il fastidioso strumento che posseggo. Adesso siccome sa che un'altra spada mistica è in arrivo, ne approfitta per fare un minimo di danno prima di crepare. Infatti un'altra spada mistica riesce a mandarlo KO nonostante non avessi più lo strumento. Quindi dopo questa grande perdita ecco che entra in campo Beedrill, che è pronto a Mega Evolvere. Sinceramente siccome adesso non sapevo se l'avversario avesse o meno protezione, vado tranquillamente di Idropompa da Idropompa, se non sbaglio Idropompa, per mandare subito giù la ape prima che possa Mega Evolversi. Ma così non è. Dopo questo turno di osservazione così decido di far rimanere in campo Keldeo, perché sapevo che era nel range di Velenpuntura, ma allo stesso tempo pensavo che lo switch su Scizor era talmente palese che andare di Velenpuntura sarebbe stata una scelta un po' sciocca. Ma effettivamente lui con questa giocata molto safe se l'è cavata e così insomma è riuscito a portare a casa la kill su Keldeo. Adesso come vedete è entrato Scizor ed è pronto ad usare Scacciabruma, mentre l'avversario ne ha approfittato per scappare con il suo Mega Beedrill a favore di Suicune, che poteva insomma bene o male gestire il mio Scizor ed eventualmente sperare nella scottatura grazie alla sua mossa idrovampata. Sapendo adesso della mia posizione e della sua possibile idrovampata, rischio appunto l'attacco con la possibilità del Barn che puntualmente arriva ed uso retromarcia per scappare e mettere adesso finalmente il mio Smeargle. Lo voglio mettere essenzialmente per poter addormentare il Suicune nemico per poi mettere le Hazard. Essenzialmente tutto quello che non sono riuscito a fare nel primo turno. Quindi contro Suicune adesso procedo con Vuoto Tetro e riesco finalmente ad addormentare il Suicune nemico. Ma guardate un po' cosa succede: il mio avversario predicta proprio questa mossa, quindi nel suo sonno usa Sonnolalia, la mossa che fa scegliere una mossa a caso nel suo set, e va dunque di vento in coda. Una scelta piuttosto fortunata perché nel secondo turno gli permette di attaccare prima di me e con un secondo Sonnolalia, visto che sfortunatamente in questo caso non si è svegliato, riesce a scegliere proprio tra le tante l'unica mossa offensiva, così da poter mandare KO il mio povero Smeargle, che non è riuscito a fare praticamente nulla in questa lotta. Comunque sia, c'è anche da apprezzare il fatto che è stato coraggioso ad andare di Sonnolalia al primo turno di Vuoto Tetro. In ogni caso, qui ci ritroviamo con un bel Sylveon che è pronto a sparare gran voce, che manda KO il Tandarus Therian nemico subito in un colpo. Essenzialmente perché lui non si aspettava tutta questa potenza speciale da parte del mio Sylveon, che si vede, diciamocelo chiaro, la maggior parte delle volte nelle vesti di difensore speciale. Ma non è questo il caso.
adesso. Comunque, contro Beedrill sinceramente ho una paura fottuta, quindi metto in campo adesso il mio Clamps, che poteva counterare molto molto bene il Beedrill nemico, che come vedete va pericolosamente di danza spada, rendendolo davvero un avversario molto molto temibile. Allo stesso tempo però con questa mossa ci fa vedere tutto il suo moveset, e adesso possiamo tranquillamente capire che non ci preoccupa troppo, perché è davvero molto molto counterabile da Pokémon come Scizor. Dopo la sua rischiosa protezione, ecco che vediamo ancora una volta il Mega Beedrill danzare davanti a noi, ma sinceramente non mi preoccupava troppo la cosa, non tanto per il suo moveset, ma per il fatto che io disponevo ancora di un Breloom con il Focus Sash, che è pronto adesso ad entrare, e con un bel Rocciodomba poi poteva mettere fine alla vita del Beedrill nemico, che mi spara una velenpuntura che avrebbe ucciso tipo 10 Breloom di fila, ma così non è, perché appunto ho il Focus Sash, e con Rocciodomba posso così mandare giù il Vespone, che era arrivato a una quantità spropositata di attacco. Comunque sia, adesso lui decide di mettere in campo il suo Hydreigon, che sapevo poteva reggere un pugno rapido, quindi decido di sacrificare tranquillamente e senza troppi problemi il mio Scizor. Anzi, adesso che ci penso, potevo mettere anche direttamente Dianzi, ma comunque sia non è un problema, perché tanto Scizor non mi serviva più. Adesso, come avete già intuito, e siccome so che l'avversario è luccato su lanciafiamme, posso tranquillamente far entrare in campo il mio Dianzi, che è pronto a mega evolvere e finalmente fare la sua prima kill. Infatti si prende questo lanciafiamme come se nulla fosse, e ci mancherebbe visto che ha resistenza, e spara una bella forza lunare super efficace che sciotta in un solo colpo l'Hydreigon nemico. Finalmente, ci voleva un attacco per 4 per mandare giù qualcosa. No vabbè, a parte scherzi, il mio Mega Dianzi ha veramente un attacco speciale spaventoso, e adesso ne ha potuto un minimo darne prova. Comunque adesso lui rimane solamente sui cune se non erro, quindi sparo tranquillamente un Moonblast che fa davvero tantissimi danni all'avversario, che sfortunatamente nello stesso turno si sveglia, mi spara un'idrovampata e indovinate un po', mi scotta. Dannazione, non riesco proprio a far brillare questo cavolo di Pokémon. Purtroppo è morto davvero malamente, ma il suo lavoro diciamo che bene o male l'aveva fatto. Adesso con questo nemico che si era anche svegliato, siccome non volevo perdere troppo tempo con un suo riposo, vado di iperraggio con il mio Sylveon Scioispexato modesto, che ovviamente distrugge completamente il Suicune nemico e pone fine a questa lotta. Che dire dunque ragazzi, spero vivamente vi siate divertiti a vedere quest'altra lotta di oggi. Sinceramente l'ho ritenuta davvero divertente e poi non scontata visti i vari colpi di scena che ci sono stati durante la partita. Prima di lasciarvi però e concludere il video, vi volevo dire un'ultima cosa. Ovvero, se anche voi volete sostenere il diamante Dianzi, commentate qui sotto con un bel hashtag Dianzi non mollare. Oppure se vi sta sul cazzo, semplicemente Dianzi vaffanculo, sempre con l'hashtag. Mi raccomando, voglio sapere adesso quanti veri sostenitori ci sono di questo bellissimo Pokémon pieno di potenzialità e allo stesso tempo di difetti. Detto questo ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, non mancate e fatemi sapere la vostra. Un saluto a tutti da Alex Flies.